Ciao a tutti! Prima di iniziare il video del quarto unboxing di Kinder Joy degli Agridors 4, guarda che cosa abbiamo trovato. San Carlo Junior, patatine senza glutine come sempre, subito in confessione, un magnet dei mitici Power Players, che è una novità che si trovano nei bar, nei supermercati. Compro e farò prossimamente l'unboxing dedicato ai Power Players, le patatine dei Power Players della San Carlo Junior. Non sapevamo che i Power Players hanno fatto le loro patatine di San Carlo Junior. Leggiamo insieme. Aiuta Hatzel e i suoi giocattoli a salvare il mondo da un esercito di perfidi giocattoli con i fantastici magneti. Collisione di tutti e sei. Che abbiamo Masco, Bobby Blobby, Hatzel, Galileo, il sergente Charge e Barba Orso. E noi abbiamo trovato Bobby Blobby, il personaggio più brutto della serie Power Players, che si confonde con Bobby delle Baby Beast. Le sorprese sono prodotte da Studio Pro Sarl Le Morgan e distribuite da San Carlo Gruppo Alimentare. Va bene, cominciamo il video. Sigla. Paolo Paolinho, iscriviti al canale, mettete mi piace, non mi piace, condividete e commentate. Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo canale, le collezioni di Paolo Paoli New su Paolo Paoli New, il canale, ok? E le sorprese di Power Players? No, lo dico nel prossimo video delle patatine San Carlo Junior dei Power Players. In verità, noi avevamo trovato altri ovetti, abbiamo comprato sempre altri ovetti di Kinder Joy degli Agridos invece dei coglioni sorprese più brutte di Jurassic World. Queste stupide sorprese di Jurassic World. Va bene, abbiamo trovato questo mostro blu, che ce l'abbiamo. Dai, togliamo le doppie, no? Testa piatta. È una doppia arma, l'abbiamo già trovata. Poi abbiamo trovato questo mostro con gli occhiali. Il mostro con gli occhiali. Adesso lo so, la cartina è sempre la stessa degli Hagrid. Abbiamo trovato il coso a tre occhi con gli occhiali, e qua mi sembra che nella cartina non ce li ha gli occhiali, qua ce li ha gli occhiali. Sembra rosa, vero? E ho trovato questa bellissima come personaggio, ma è una femminuccia. Poi abbiamo trovato anche il sindaco di sindaco, questo, la cartina la conserviamo pure così. Abbiamo trovato Oz, il sindaco, il capo dei Agridors, un personaggio 3D, guarda che carino, che culo, ha le mani di dietro. Bellissimo questo personaggio. E infine abbiamo trovato questo coso red. Abbiamo trovato questo rosso, quello che si mira al mio personaggio preferito, ma è il rosso, che abbiamo trovato anche con una cosa, miau, sì, e questo coso Agridors, che non so il nome, questo coso Agridors, quello gigante che apparso nel film dei Troll, anzi, il film degli Agridors. E c'è anche l'adesivo del biscotto.
Non so dov'è quel signore biscotto, ma abbiamo trovato questo. Va bene. Allora, questo ho già aperto un ovetto e ho trovato una doppia di questo. Va bene, passiamo all'altro ovetto degli Agridol. Abbiamo sempre le stesse regole. Adesso, e abbiamo trovato un altro personaggio oltre agli Agridol. Abbiamo trovato questa sexy bambina con quello che c'ha Eppo Leoni nell'episodio Una gita in mongolfiera. Questa cosa femmina che non so il nome. Agganciamo. Abbiamo trovato questa. Ta-da! Abbiamo trovato la fidanzata di questo tizio. Guarda, abbiamo la formica che vuole aprire gli ovetti di Kinejoy di Yaga. Bene, apriamo gli altri due ovetti. Abbiamo trovato una doppia di Oz. Vediamo l'altro! Kinder Joy degli Agridol. Vediamo cosa abbiamo trovato. Questo forse è una doppia di Agridol. Agridog. Ecco qua. Forse è una doppia di Agridog. L'abbiamo già trovato questo. Bello. Va bene, allora questi sono i nuovi personaggi che abbiamo trovato. Iscrivetevi al canale YouTube di Paolo Paoli. Mettete più mi piace, condividete e commentate. E alla fine del video vi lascio la sigla. Il video precedente delle collezioni Paolo Paoli New e Kinder Joy di Agridos Unboxing è... Udite, udite, la playlist delle collezioni Paolo Paoli New. E noi ci vediamo in estate. Non lo so se quest'estate è stato cancellato le collezioni di Paolo Paoli New, purtroppo, su quello di Paolo Paoli New Show, quello su Paolo Paoli New Show, ma si chiama ancora comunque le collezioni di Paolo Paoli. Seguite prossimamente dal 1 giugno la pagina Facebook, ma non so se lo farò la pagina Facebook, anche se non ce la faccio. È il momento di salutare. Ciao!